tecniche. Nizza, Francia, 14 luglio, sono le 22.30 quando un camion, sfuggito alle maglie dei controlli, con a bordo un franco tunisino, piomba sulla folla festante sul lungomare, causando 84 morti e centinaia di feriti. Berlino, Germania, 19 dicembre, sono le 20, un tir guidato da un magrebino piomba a tutta velocità su un mercatino di Natale zeppo di gente, causando 12 morti e 50 feriti. Questo scenario da guerriglia urbana e la contingenza internazionale sul tema terrorismo ha fatto scattare da parte del Ministero, coinvolgendo tutte le questure d'Italia, un piano di contromisure a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. In questo scenario si inseriscono anche le barriere composte da pesanti fioriere poste lungo le strade di accesso principali a Piazza del Popolo, posizionate da parte dei vigili urbani di Pesaro su indicazione della questura, come forma di prevenzione passiva. Ma come sempre accade, la percezione che ne hanno i cittadini di questo tipo di contromisure è la più disparata. Secondo me sono pericolose perché molte persone vanno in bicicletta e lei capisce, una scivolata ed è un problema, secondo me. Però quello che è successo a Berlino ha messo un po'... Va bene, d'accordo, adesso questo è il caso limite, diciamo, d'accordo. Secondo me ci sono altri modi per poter evitare le cose di Berlino. Sentite un po' più sicuri? Ma io a dire la verità mi sento sempre sicuro, cioè non ho, poi noi non abbiamo grossi problemi qui, perlomeno fino ad oggi, non si sa mai. Quindi queste misure insomma, le vede di buon occhio? Io direi di sì, qualsiasi tipo di misura che previene o potrebbe prevenire qualcosa direi che è buono. Parere, ha visto le fioriere che sono state posizionate qui? Io sono le solite pazzie che commettono, non so chi è il comune. Cioè, dovesse passare un autocarro dei pompieri, che slago deve fare? È incredibile quello che sta avvenendo. Però i fatti di Berlino hanno imposto qualche contromisura, forse? Ma la contromisura ci potrebbe essere con il servizio d'ordine, militari, pompieri, finanza, vigili urbani mattina e sera che sono a go-go. C'è tanta gente in divisa che può fare il servizio, anche una specie di guardia civile, di questi pensionati che possono sempre fare qualcosa. Per me ci vogliono. Ci vogliono? Sì. Anche un po' di più, perché ormai non siamo più sicuri di niente. L'altro giorno si è fermato uno con un camion a scaricare là, ha lasciato la portiera aperta e la macchina in moto. Il camion, il Ducato, è un Ducato, ma ho capito, ma se c'è il pazzo cosa fa? Sale sopra, sei in moto, pronto, fa pulire. Vi dà una maggior sicurezza insomma questa contromisura? Beh, noi siamo un piccolo centro, quindi da noi insomma attentati di questo genere non dovrebbero succedere, ecco, ma no, da sicurezza. Non vi sentite limitati un po' nella vostra libertà, no? Questo non... La libertà perché c'è ancora la libertà. Io esiste. Non mi sono accorto che c'è la libertà. La libertà ce l'hanno presa gli altri, la nostra.